Chi si aspettava, visto il giorno feriale, un corso per pochi intimi, ha dovuto sgranare gli occhi. Questo è il colpo d'occhio delle tribune di Piazza Mazzini, infatti, per il quarto corso, quello del martedì grasso. Un corso baciato da un sole primaverile e che si è svolto per i primi 50 minuti sotto le telecamere della diretta nazionale della RAI. È un corso che ha avuto un prologo importante con la consegna del Burlamacco d'Oro, ma soprattutto con la scopertura del manifesto e delle date del Carnevale 2025. Un omaggio alla tradizione, sia con la figura, con una reinterpretazione del primo manifesto del Carnevale realizzato da Guglielmo Lippi Francesconi, sia nelle date, con i corsi in programma l'8, il 16, il 22, il 27 febbraio e il 2 e 4 marzo, con il corso conclusivo che torna di martedì grasso. Questo stupendo manifesto, rielaborato graficamente, ma del 1925, che dà proprio il senso dell'allegria, delle vele, del mare, spero davvero che piacerà ai viareggini e a giro per il mondo. E finalmente possiamo tornare al martedì grasso, che è il nostro sogno, perché è la chiusura naturale del Carnevale. Ma dopo il manifesto, l'altro momento importante di questa quarta giornata, la consegna del Burlamacco d'Oro alla Jalappas Band. Un premio Burlamacco d'Oro dedicato alla satira che è un po' sparita dai carri del Carnevale, però insomma voi tentate in qualche maniera di tenerla in vita. Sì, assolutamente. Basta, non abbiamo tanto da dire. No, è vero, però la satira ci sarà sempre. Ma tornerà anche sui carri, ma dai. Sì, diciamo che sui carri, diciamo che i politici anche a prendere in giro adesso forse non hanno la statura di quelli di una volta, anche quella roba anche lì. Anche se ce n'è uno che sì. Un paio di carri glieli farei io. Anch'io, però. Anche perché ogni volta che parla dice, vabbè. Ancora due corsi in programma, quello di domenica 18, sempre con inizio alle 15, e l'ultimo, sabato 24, in notturna dalle 17, e poi a seguire i Verdetti e lo spettacolo pirotecnico. Come sempre, tutti i corsi riguardabili dalle 21 sulla nostra emittente.